Ed eccoci qua, intanto buonasera e benvenuti in questa diretta streaming sui social. Siamo ospiti di ANPAS in un giorno particolare perché è il 9 febbraio, in un mese particolare, un mese che ci riporta a una ricorrenza purtroppo che registra addirittura un anno di pandemia, e quindi forse è anche il caso, e questo che probabilmente ha pensato proprio ANPAS quando mi ha invitata, ma soprattutto ha invitato gli ospiti, e di questo comunque ringrazio subito, ha pensato a un primo bilancio, ma c'è anche in questo caso l'occasione per entrare dentro questo anno e per pensare e capire che cosa ci presenta e ci può portare il prossimo futuro, e lo facciamo in questo momento con un titolo che ci è stato proposto: Arresto cardiaco ai tempi del Covid, che significa cardiologia, significa soccorsi, significa volontariato in pandemia. Lo facciamo per circa mezz'oretta, mezz'oretta abbondante, soprattutto grazie a chi? Alla professor Fabrizio Pregliasco. Intanto la ringrazio, anche se è a casa sua, lui è virologo, ma è presidente ANPAS. Eccoci qua, una buonasera a tutti. E alla dottoressa Daniela Schieri, lei è cardiologa, ma è anche direttore, appunto, proprio essendo cardiologa di cardiologia dell'ospedale di Castel San Giovanni. Siamo in provincia di Piacenza, una realtà ospedaliera importante, ed è anche presidente di Progetto Vita. Buonasera. Ciao, buonasera, grazie. Sono praticamente due ospiti, ma sono quattro ospiti perché parlo al virologo, quindi ai clinici, diciamo, ai medici, agli scienziati, ma parlo anche ai volontari perché loro, appunto, come vi ho detto, rappresentano questo. E di questo parleremo, di come proprio interagiscono e devono interagire le due realtà, quelle del volontariato e quelle del sistema sanitario, pubblico o privato che sia. Partiamo dalla prima riflessione. Con voi, professor Pregliasco, lo chiedo al virologo, la obbligo a pensare a da dove siamo partiti. Lo chiederò anche alla dottoressa, alla cardiologa Aschieri. Di fatto questo virus ci ha colti impreparati, come ogni virus, perché noi inseguiamo la natura. All'inizio si sperava che noi virologi, diciamo così, la medicina potesse dare una risposta rapida, immediata, e certa, magari anche con delle novità tra un TG e l'altro. E pensavamo anche di riuscire a tamponare questa evenienza sperando di fermare qualcuno arrivato dalla Cina. In realtà proprio oggi, questa sera, erano stati riscontrati in questa prima coppia di cinesi e pensavamo quindi di essere, no, efficientissimi nell'individuare. Invece questo virus ci ha fregato, per dirla tutta, cioè grazie alla sua capacità diffusiva, grazie al fatto che la gran parte delle infezioni sono infezioni asintomatiche, è riuscita a, come un iceberg, a crescere senza renderci conto che stava succedendo e poi facendoci vedere tutto un botto, ormai fra poco, rispetto a un anno, il 21-22 febbraio, nei contesti dove lavoro io, a Milano, in Lombardia, nei contesti dove lavora la cara amica a Piacenza, non a caso luoghi di interscambio internazionale della logistica che hanno subito il primo e terribile impatto. Poi stiamo conoscendo meglio questo virus, ma ancora molte cose ci mancano sulla storia naturale di questo virus. Ora abbiamo in ballo la novità delle varianti, cosa che ci aspettavamo ma che ci inquieta rispetto a una situazione attuale che purtroppo è sul filo di lana tra un controllo, o meglio una mitigazione, perché il lockdown attuale ci permette solo di regolare il rubinetto delle persone che si ammalano. Non siamo riusciti a contenere la malattia come altre, come pensavamo appunto di riuscire, ma solo a regolare questa sua diffusione, proprio perché il lockdown è impossibile. C'è una sofferenza tra una serie di persone, di lavoratori, c'è anche una rabbia sociale che sta crescendo rispetto Il a questo. rischio anche della rabbia sociale, no? Perché per ora è contenuta, per ora è contenuta. In quel periodo c'è un momento, una svolta nel suo pensiero, cioè ha capito che, quando in che periodo è? È marzo, è aprile, quando ha capito che la diagnosi era veramente sbagliata e quindi bisognava cambiare passo completamente, cambiare pensiero, modulo, organizzazione.
E quando ho dovuto, perché l'ho fatto personalmente, spostare le salme dalla nostra camera mortuaria alla nostra cappella. È successo in tanti posti e lì davvero era una situazione angosciante, dove c'era una paura personale, una paura per i propri familiari, una paura per i propri colleghi nel momento, appunto, e la sofferenza, la visione oggettiva di un disastro che non aveva fine e che era fondamentale affrontare. Una sottostima dovuta dalla non conoscenza. È un virus completamente inedito, però di pandemie ce ne sono state, di virus ce ne sono tanti. Ci ha azzerato la conoscenza? Cioè, siamo dovuti partire da zero? Di fatto sì, moltissime cose le davamo un po' per scontate per omologia con altri virus, altri coronavirus che conoscevamo, la SARS-CoV-1, la MERS, sono virus che fanno parte appunto di una storia e di una modificazione nel tempo di questi virus che ogni anno ci sono stati, quest'anno molto meno grazie alle mascherine al resto, per cui l'influenza quest'anno spero ce la eviteremo grazie al nuovo galateo. Le mascherine anche. Le mascherine, tutto quello che è l'attenzione. E questo è servito a ridurre la diffusione del coronavirus e anche di queste forme respiratorie. Quindi è vero, ci sono polemiche, non c'era il piano pandemico aggiornato, ma sono questioni che sono legate alla grande tensione, all'infodemia parallela che c'è alla pandemia, no? Di tantissime informazioni, di agitazioni, di come dire, estremizzazioni. Io credo che ora però abbiamo due elementi positivi per il prossimo futuro: la vaccinazione che deve cominciare alla grande, anche se è un'epopea e gli inciampi che ci sono stati al di là delle polemiche sono la fase iniziale, e poi speriamo anche negli anticorpi monoclonali che danno buoni risultati e che dal punto di vista terapeutico ci serviranno ad affrontare meglio questa malattia che ci terrà purtroppo compagnia ancora a lungo, ma sperabilmente se saremo veloci a vaccinarci, noi, non solo noi, ma sperabilmente quanto più possibile tutto il mondo, avremo una convivenza più civile con questo virus. Dottoressa Schiri, lei se ritorna indietro e pensa al suo pensiero, alla sua consapevolezza, considerando che ha operato sul campo, il suo è stato l'ospedale il primo in Europa Covid, quindi sicuramente una forte esperienza nella prima fase, dove tantissime erano le incognite, purtroppo lo sono ancora adesso, e il suo pensiero, la stessa domanda che ho posto al professore a proposito proprio del momento in cui lei ha cambiato idea, cioè ha capito che bisognava cambiare diagnosi. Ah, guarda, il 29 di febbraio l'azienda di Piacenza, l'ASL, mi ha comunicato che il mio reparto di 12 letti sarebbe stato trasformato in reparto Covid per cercare di arginare un po' questo afflusso di pazienti in pronto soccorso, perché Castel San Giovanni è a 20 chilometri neanche da Codogno, e quindi il primo ospedale è stato battezzato proprio l'ospedale di Castel San Giovanni, per adiacenza logistica. Quel giorno lì nessuno si aspettava che saremmo diventati nel giro di una settimana tutto il presidio ospedaliero pari a 140 letti, ospedale completamente Covid, ma non per malati che pensavamo inizialmente avere solamente la febbre, una lieve insufficienza respiratoria, ma ci siamo trovati ad avere malati intubati nei reparti, malati con casco fino ad averne 50 rispetto ai 120 che erano i letti, e più di 20 letti di terapia intensiva praticamente. Quindi è stato uno tsunami, lo diciamo, lo continueremo a ripetere, e è stato qualcosa, come diceva Fabrizio, a cui eravamo veramente impreparati. All'inizio sembrava un'influenza, se avevamo 5 malati, ricordo, giovanissimi, dei 50 ai 60 anni, con questa febbre alta, che in quinta giornata hanno cominciato a avere una sensazione, avevamo, di miglioramento, quindi avevano iniziato a non aver più febbre, e in sesta giornata, quando noi già pensavamo di dimetterli, hanno avuto un'insufficienza respiratoria acuta e sono precipitati completamente. E da lì 3 sono stati intubati e 2 sono andati a casco. Quindi lì ho capito che non avevamo capito niente, e che quindi ci trovavamo di fronte a qualcosa di che non solo per il cardiologo, ma come diceva Fabrizio, per il virologo, per lo pneumologo,
era qualcosa da scoprire noi stessi sul campo. Come ha reagito? Perché quando crollano i protocolli e le certezze, a chi fa di professione e applica la scienza, penso che sia un colpo molto duro, considerando che poi c'è la operatività quotidiana che vi richiama ad operare con la razionalità. Guarda, io e il mio gruppo, perché in realtà eravamo un gruppo di primari e tutte le loro equipe, eravamo cinque primari di specialità diverse, dal chirurgo plastico, il dottor Stabile, la dottoressa maestra del pronto soccorso, cioè eravamo tutti di diverse specialità. A un certo punto ci siamo riuniti e abbiamo capito che dovevamo fare veramente la medicina da guerra, no? La medicina da trincea, quindi era l'andare a trattare i sintomi. L'unica intuizione che abbiamo avuto è stata quella di usare eparina ad alte dosi, a dosi terapeutiche, come usano i cardiologi nell'infarto e come usa il chirurgo plastico durante nelle centri ustioni per combattere lo stato protrombotico. E quella è stata, e me lo ricordo ancora, è stato il 14 marzo, abbiamo iniziato ad avere effettivamente con quell'intuizione una svolta e molti pazienti non andavano più ad essere intubati, ma dall'insufficienza grave tornavano pian pianino indietro, perché probabilmente stavamo casualmente, per una intuizione, colpendo la complicanza, non la malattia, ma la complicanza del Covid, che è la tromboembolia, di cui molti malati morivano appunto nelle fasi precoci. E quindi cosa devo dirti? È stata un'esperienza drammatica sotto un certo punto di vista, professionalmente molto eccitante dall'altro, ma sicuramente ti resta come nella mente e anche nel cuore purtroppo i volti di chi non ce l'ha fatta, perché non avevamo gli strumenti giusti per combattere, pur avendo fatto l'impossibile. Professore, l'intuizione e l'aver rimodulato tutto, questo è stato anche il Covid. L'intuizione è servita, cioè non affidandosi, non potendosi affidare a dei protocolli perché nulla era certo, ha valso moltissimo l'intervento singolo, e quindi anche la differenza di intervento tra i vari ospedali, le varie regioni, i vari territori. Anche questa è una situazione inedita. Sì, sicuramente Daniela ha ben ragione e ha evidenziato quello che è stato l'acquisizione poi di informazioni che sono andate a consolidarsi, come sempre, partendo da un'idea, da un'ipotesi, a quelle che sono state ricerche scientifiche, validazione di alcune opzioni come quella dell'eparina, altre come l'idrossiclorochina usata spesso all'inizio in abbondanza, invece proscritte alla luce della ricerca che, come sempre, va avanti per tentativi ed errori. E tant'è che è importante ribadire questo, perché per esempio sulle mascherine ci hanno contestato, è vero, all'inizio anch'io stesso proprio all'esordio dicevo la mascherina serve ai soggetti con sintomatologia, non agli altri, ma non è cambiata la cosa. È cambiata la conoscenza e il fatto di dire anche l'asintomatico può essere a rischio, e oggi dobbiamo e dovremo continuare ancora per un po' a usare le mascherine, perché ogni contatto lo dobbiamo considerare a rischio, e quindi dobbiamo essere considerarci ognuno di noi potenziali malati verso gli altri. Non servirà, perché la probabilità di malattia ovviamente e di infezione sul singolo contatto non c'è, ma è il principio dei DPCM, che possono essere contestati, ridicolizzati rispetto a delle opzioni. Sono tutti tentativi, senza un manuale scientifico, di ridurre i contatti, ed è quello che abbiamo dovuto fare, la gran parte degli italiani ha fatto, ma che purtroppo ancora, finché la vaccinazione non arriverà a grandi numeri, bisognerà continuare a fare. Teresa Schieri, quindi a questo punto la vera cura è il senso di responsabilità di tutti noi, quella che abbiamo adesso, cioè non la responsabilità, ma la vera cura adesso è solo quella, in attesa che ci sia la vaccinazione e si raggiunga l'immunità di gregge. Sì, io, come ho detto spesso anche nelle comunicazioni con i giornalisti a livello locale, penso che Fabrizio mi dia ragione, cioè i medici fanno e hanno fatto quello che potevano. Io credo che una buona parte a questo punto della cura di questa pandemia è nelle mani dei cittadini, che devono essere
più responsabili di quanto non sono stati fino adesso, perché non possiamo negare che c'è stato veramente il cercare la via d'uscita di PCM, cercare la scorciatoia per poter fare la cena di Natale il 19 di dicembre anziché il 25, perché il 25 non si poteva, cercare di vedere gli amici in qualche modo. Quindi questo è, secondo me, non solo a livello italiano, ma a livello mondiale, quindi tutto il mondo e paese, ci sta fregando perché non abbiamo lo strumento giusto e ognuno per me è responsabile della sua malattia in questo momento. È come dire che la gente continua a fumare sapendo che questo porta al cancro al polmone, quindi cercate di mettervi nella condizione di non ammalarvi, perché noi più di così credo che non possiamo fare. Professore, non c'è mai il tana libera tutti, cioè zona gialla, zona rossa, quando calano aumentano le restrizioni, mai considerare o approcciarsi a delle varianti, non del virus, ma dei DPCM come tana libera tutti. Ancora adesso, febbraio 2021, è passato un anno. Purtroppo ancora sì, perché le varianti ci inquietano, perché la diffusione, come dicevo, c'è ancora, sostenuta da soggetti asintomatici o con poca sintomatologia, e quindi è fondamentale un'attenzione continua. Ogni volta, come dicevo prima, ogni contatto consideriamolo a rischio, gestiamolo nella massima attenzione, con buon senso, non bisogna nascondersi o in una capanna, perché tra le tante problematiche, oltre economiche, c'è anche un aspetto anche psicologico di un po' di persone che sono, no, devastate da questo aspetto, dalla paura, perché è chiaro che noi, Daniele ed io, e gli amici, i volontari delle ambulanze, tutti i professionisti, si sono abituati al rischio, ed è questo anche tra l'altro un elemento pericoloso, perché ci si abitua e si abbassa la guardia. Questo succede. Ma ci si abitua a questa situazione di contagi, lei dice, quindi sottovalutiamo alcuni atteggiamenti e comportamenti. Morti, quest'oggi 300 morti ormai sono la norma, e quindi sì, per molti arrabbiati, angosciati, è un qualcosa che si deve subire. Questo è difficile. Io spero e credo che ci sia questa importante adesione di tutti alla vaccinazione, perché è qualcosa per proteggere se stessi, la propria famiglia, ma in questo modo proteggere la comunità e ritornare a vivere, perché non si può andare avanti col lockdown, perché è come andare in autostrada con i freni tirati, dopo un po' i freni cedono. Certo, e poi ci sono tutte le altre conseguenze, perché adesso stiamo parlando dei malati Covid o dei pazienti, sì, della malattia Covid, ma ci sono le altre patologie che non ci hanno abbandonati, anzi se ne sono aggiunte alcune, anche perché voi mi insegnate che molti hanno calato il livello della prevenzione, e chiedo appunto in questo momento come valutate o considerate, insomma, una vostra riflessione su questa gestione di partita doppia della sanità, che si deve occupare sì del Covid, ma che deve assicurare i servizi di prima. Non si possono fare molti passi indietro, che poi bisogna recuperare. Ma sicuramente il sistema sanitario è stato molto stressato, e quindi i medici, gli infermieri, il personale di EOS, tutto il sistema dell'apparato umano che gestisce la sanità, non solo è stressato fisicamente e psicologicamente, ma numericamente c'è stata anche una decimazione sotto vari punti di vista. Ricordo che molti colleghi si sono anche licenziati, anche nel mio stesso ospedale, dopo la fase pandemica dell'anno scorso. Quindi sicuramente bisogna ritornare, ma ci si riesce. Faccio l'esempio del mio piccolo ospedale: abbiamo recuperato le liste d'attesa sull'ecografia, insomma si fanno un po' di salti mortali, ma ci si riesce. Credo che però un occhio di attenzione vada dato alla paura che ha la gente di recarsi in ospedale, perché questo ha generato un numero di morti per malattie cardiovascolari che è il doppio, se non di più del doppio, rispetto a quello dei mesi precedenti. Questo perché, da un lato, perché la gente appunto ha paura di andare in ospedale, e questo è ormai purtroppo un tabù, no? Non vado in ospedale, aspetto che mi passi il dolore al petto, chiamo l'amico, il parente, il cugino, chiamo chiunque, ma non il 118. Il 118 è a disposizione di tutti e fa l'impossibile per arrivare. Quindi
chi ha dolore toracico, chi ha un sintomo di dispnea, deve chiamarlo. D'altra parte noi in ospedale faremo l'impossibile per salvarlo. Nell'ambito di questo grande capitolo delle malattie cerebrovascolari, che ha stressato molto la popolazione italiana e mondiale, vi dico solo che sono raddoppiati il numero degli arresti cardiaci, in parte perché la gente sottovalutava i sintomi, in parte perché il sistema ovviamente del soccorso anche attraverso le ambulanze era sotto tensione, sotto altri fronti, e quindi non riuscire, i tempi di arrivo delle ambulanze si sono praticamente allungati di 2 o 3 minuti. Quindi torno adesso a fare la volontaria, quindi l'invito insieme a Pregliasco è dire: abbiamo fatto tanto per cercare di diffondere l'uso dei defibrillatori a domicilio, l'uso dei defibrillatori nelle ambulanze. Ricordo che ANPAS è stata la prima associazione di volontariato 20 anni fa, ero ancora una bambina, c'era Pregliasco, non lo conoscevo, ma conoscevo Rebecchi, che era un bambino, il nostro Paolo Rebecchi. E allora aderì senza proprio senza porre nessuna resistenza, e le prime 12 ambulanze di volontariato in Europa sono state le 12 di ANPAS provinciale a Piacenza. Allora, da qui abbiamo messo i defibrillatori nei condomini, ok? Allora, l'unico modo oggi per salvare una persona da arresto cardiaco è usare un defibrillatore ad uso condominiale, ad uso pubblico. L'abbiamo salvati anche qualche settimana fa grazie all'utilizzo di questi strumenti salvavita. L'ambulanza con i volontari, col personale sanitario, farà la sua parte, ma prima arriviamo è meglio. E quindi mi rivolgo proprio ai volontari, che quando non sono in ambulanza sono anche per strada. Abbiamo tra l'altro una bellissima applicazione che si chiama Dai Responder, che in regione Dai Responder, giusto? Viene utilizzata esattamente Dai Responder per collegare il 118 ai volontari e ai defibrillatori sul territorio. Ogni 118 ha trovato delle sue modalità di connessione in attesa che arrivi la famigerata legge 1441, è ferma al Senato, potere soccorrere le persone colte da arresto cardiaco, che sono circa 60.000. Fabrizio ricordava i morti annuali per Covid, ormai saranno sui 90.000 se non mi ricordo male, ogni anno ne muoiono 60.000 da arresto cardiaco. Quindi l'epidemia silenziosa, che a me fa tanto rabbia, dell'arresto cardiaco deve oggi non passare più in secondo piano. Abbiamo imparato, purtroppo, anche grazie alle vostre informazioni, forse un po' troppo battenti sul chiodo della mortalità, ma sicuramente abbiamo imparato che cosa vuol dire avere 300-600 morti al giorno. Ecco, l'arresto cardiaco ne fa altrettanti tutti gli anni senza che nessuno se ne accorga. Quindi mi raccomando, chi ha dei disturbi si faccia avanti, chiami 118, e i volontari e i cittadini imparano a usare semplicemente il defibrillatore anche senza fare manovre di soccorso, perché gli operatori 118 guidano a come usare sia il defibrillatore che fare un massaggio cardiaco. Quindi non c'è più tempo neanche per fare i corsi. Ecco, questo intervento della dottoressa Schieri all'interno dei canali social di ANPAS fa capire come nel mondo del volontariato ci sia questo flusso di vasi punto comunicanti sulla prevenzione, perché quella che le informazioni che vi ha dato la dottoressa Schieri sono proprio utili a quello. Io dirigo la TV locale di Piacenza, il sito liberta.it, e ci siamo dati come compito in questi mesi quelli di essere chiaramente attenti, delicati, perché è un momento veramente difficile ed è difficile anche dare le notizie. Purtroppo nel territorio piacentino contiamo oggi, dall'inizio della pandemia, 1.444 morti. È veramente una comunità, no? Quindi comune a tante altre realtà italiane, ma insomma Piacenza ha dato veramente molto alla pandemia. E dicevo, spesso nella nostra comunicazione abbiamo dato spazio anche a chi lavora nei soccorsi, ma soprattutto anche a chi fa volontariato, perché
è emerso e ho dichiarazioni fatte proprio anche qui in diretta nei vari format da chi fa il soccorso negli enti pubblici, nella sanità pubblica, che senza i volontari non ce l'avrebbero fatta. Cioè, la frase di chi magari dirige il è: non ce l'avremmo fatta senza i volontari, senza gli uomini e le donne di AMPAS. Questo fa capire che chiaramente al sistema sanitario forse sono stati fatti troppi tagli per anni, però fa anche capire che c'è una rete che adesso ha creato una sinergia che può essere capitalizzata anche per il futuro e mantenuta al di là del virus, professore. Assolutamente, diciamo che le nostre pubbliche assistenze, alcune hanno più di 150 anni, altre sono nate via via in questo flusso di cittadini che hanno voluto rimboccarsi le maniche e fare delle cose. E tra l'altro questa nuova emergenza, e l'ho detto anche in altre occasioni, ci ha fatto ritornare alle origini, cioè a organizzare servizi, attività sulla base dei bisogni, associazioni che hanno portato a casa il cibo alle persone in isolamento, anziani, riportato i libri lasciati a scuola dagli studenti durante il lockdown, bisogni quindi individuati nell'emergenza, un po' come i nonni quando non c'era il welfare. Di sicuro AMPAS, l'Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, con tutte le sue associazioni da Bolzano a Trapani, con una storia e una presenza, è fondamentale perché è parte di un sistema integrato di convenzionamento, in particolare col 112-118, e quindi nella filiera che permette un arrivo di first responder, come Daniela tra l'altro da sempre si batte, a prescindere dalla formazione, dalla presenza in ambulanza, e quindi i cittadini che poi sanno come usare e possono diffondere, e come sarà sempre meglio e sempre più necessario che chiunque utilizzi un defibrillatore, perché è veramente più facile che fare un toast, farsi un toast in modo decente. Quindi davvero, e qui in questo caso salvare le vite. Quindi cittadini che rendono possibile un'attività sul territorio molto distribuita, molto, come dire, che aumenta la velocità. È chiaro che in questa emergenza i tempi, come Daniela diceva, si sono rallentati, anche perché le procedure ancora oggi evidenziano l'esigenza di un solo volontario bardato che va sul posto a verificare la situazione se c'è rischio e poi inizia le manovre di rianimazione, quindi tempi che allungano un po' e speriamo che appunto si ritorni al più presto alla normalità. Però volontari che sono stati applauditi nel momento dell'emergenza dai balconi e poi anche invece fastidiosi, perché gli eroi vanno bene, ma gli eroi tutti, perché dalla signora delle pulizie ai farmacisti, agli operatori, a chi era in prima linea in terapia intensiva, è stato più o meno consapevolmente un eroe, salvo qualcuno che si è nascosto, ma nella vita è sempre così, ma davvero la stragrande maggioranza si è sacrificata, molti colleghi sono malati e morti, ma alla fine l'eroe va bene, ma se non è sul tuo pianerottolo, perché sul pianerottolo può dar fastidio. E questo... Ah, per il timore del contagio, perché frequenta ambienti esatto, e luoghi. È successo nel ritorno al lavoro di molte aziende che hanno dato un out ai volontari dicendo o qui o a fare il volontario. Questo è la vita, è l'egoismo, la sofferenza di una situazione d'emergenza. Ora stiamo rientrando almeno in una capacità di far fronte a questo, e io spero e credo che dopo questo momento, che non è stato facile anche per formare nuovi volontari, le difficoltà come stiamo facendo adesso di un incontro virtuale, che ovviamente nella pratica per imparare a fare la rianimazione, per far bene e imparare il DAE, ma non solo, tutte le misure dei protocolli che i volontari possono applicare nella catena di speriamo che tutto questo possa esserci nel futuro, sfruttando anche questi momenti per le parti teoriche. Quindi no, sicuramente la didattica a distanza fatta così ex abrupto come è successo ha dei disastri, ha avuto delle difficoltà e delle inequità a seconda delle persone, della disponibilità di mezzi. Però io credo che ci ha dato la spinta per quello che sarà un continuo aggiornamento, e spero un ritorno, un reclutamento per mantenere viva questa esperienza che a livello mondiale, a livello italiano, è una peculiarità anche sull'Europa, di un coinvolgimento di cittadini nella catena
dei servizi, ma dove ci vogliono specialisti come Daniela ed altri, ovviamente per l'intervento sanitario diretto, ma in collaborazione nella catena di sopravvivenza, il cittadino che ha imparato a fare delle cose, ha orecchiato l'organizzazione anche solo facendo piccoli corsi, diventa una risorsa per gli altri e per tutta la comunità. Ecco, siete stati destinatari di questo patrimonio d'affetto, no? Lei ha detto adesso un po' meno, anche perché si sta un filo meglio, non siamo più in emergenza e quindi si è un po' più noiosi, un po' più distanti. Di questo patrimonio, di questo affetto, voi ve ne siete resi conto e come lo avete, secondo voi, come lo hanno secondo voi recepito i giovani volontari? Questo lo dobbiamo dire a chi magari si avvicina in questo momento al mondo del volontariato, ANPAS piuttosto che Progetto Vita, cioè questa carica umana che viene data, che si riceve quando si dà così, che quanto ti nutre poi, voi che avete un'esperienza lunghissima nel volontariato? Senti, per quanto riguarda Progetto Vita, credo che intanto a me manca il contatto umano con i volontari, perché effettivamente questa pandemia ci ha talmente isolato e l'umanità del contatto credo si sia veramente persa. Però credo che come fa piacere a me vedere una persona salvata da arresto cardiaco, e a Piacenza sono 130 che girano e stanno bene ancora oggi. Fa altrettanto piacere a tutti i volontari, da chi va a mettere il defibrillatore sul muro di un condominio, da chi sale sull'ambulanza, da chi ha fatto il primo soccorso. Quindi credo che però lo spirito di volontariato non necessiti dell'applauso, come diceva Fabrizio, no? Se l'applauso c'è lo prendiamo, ma non è quello. E credo che si sia appagati completamente dal vedere star bene qualcuno o dal vedere di aver fatto il massimo che tu potevi fare per aiutare qualcuno. Non c'è ringraziamento che tenga, e le parlo anche a nome dei miei volontari perché li conosco e penso che sia la stessa cosa per i ragazzi di ANPAS. Non lo fai per un ritorno, neanche in un ritorno d'affetto, lo fai perché ti gratifica semplicemente il gesto che tu fai. Poi se torna qualcosa in termini di parole, benissimo, ma se tu ricordi Nicoletta quando facciamo gli incontri tra le persone salvate, l'equipaggio che l'ha salvato, esatto, o il volontario, sono questi sguardi, questi abbracci che ti gratificano, altrimenti non saresti un volontario. Professore, abbracci e sguardi, gli unici che sono stati dati dagli operatori sanitari, dai volontari, a chi era ricoverato al Covid, no? Anche questo è un patrimonio che vi appartiene, siete custodi di questo. Assolutamente, in particolare i volontari che sono andati a casa, che continuano ad andare a casa, che sono i primi ad accorgersi di situazioni emergenziali, e la vicinanza e la peculiarità appunto che Daniela evidenziava della voglia di fare, che c'è in tutti i professionisti, ma in particolare devo dire nella disponibilità dei volontari in generale, proprio perché si tratta di cittadini attivi che vogliono risolvere il problema, cioè lo dicevo anche prima, rimboccarsi le maniche e fare ciò che serve con attenzione, seguendo una formazione ovviamente dettata dai professionisti e quindi senza scavalco di competenze, ma proprio in questo modo per garantire ora il problema del Covid nel contingente, ma sicuramente bisogna riaffrontare quella che è tutta la problematica delle patologie cronico-degenerative, in particolare quello che interessa a Daniela, la parte importantissima di un'epidemia silenziosa di cui non si parla, ed è collegata a tante cose, ma anche allo stile di vita, all'attenzione, alla prevenzione in generale, che spero possa essere di nuovo rilanciata anche insieme con l'associazione di Daniela da parte di ANPAS, perché questa era la nostra idea prima del Covid e continua a esserlo, e speriamo che si possa attuare nel prossimo futuro. Quindi questo è uno dei progetti. Com'è modificata, come si modificherà l'attività di ANPAS, professore? Ma noi siamo... Le tante attività anche nuove, insomma, si è rimodulata, no? Come si è rimodulato il sistema sanitario italiano.
Assolutamente, io credo che appunto noi continuiamo a lavorare nell'ambito della protezione civile, eravamo abituati, avevamo purtroppo imparato a gestire emergenze sul territorio, la problematica appunto dei terremoti che l'Italia ci ha come dire, fatto soffrire. Ora questo ci ha un po' stravolto e stiamo lavorando per appunto riorganizzarci e acquisire competenze in un campo più alto e più ampio. E sicuramente io credo e spero che possa esserci un rilancio e la voglia di tanti giovani di essere al servizio, perché ora si vede anche nei giovani più un volontariato fluido, legato all'emozione o alla situazione contingente. Io credo che questo aspetto abbia rimesso in gioco l'importanza di un volontariato, come dicevo, impegnato, non professionale in senso stretto, ma responsabile, competente e con una continuità di attività e di servizi. Quindi si alza l'asticella delle competenze anche tra i volontari. Siete stati coinvolti, non ancora se non sbaglio, nella campagna vaccinale come ANPAS? Sì, a livello nazionale, a secondo dei territori, c'è un'azione organizzativa, ovviamente nell'ambito della logistica, dell'organizzazione, sarà fondamentale, io l'ho detto sia al capo del Dipartimento della Protezione Civile Borrelli, nella mia regione a Bertolaso, dove abbiamo già dato la nostra disponibilità, abbiamo avuto già contatti, proprio perché possiamo essere una parte importante di quella epopea che è già e sarà ancora la campagna vaccinale, e su questo ci siamo e ci saremo. Abbiamo situazioni, per esempio mi viene in mente la Croce Bianca di Bolzano, nostra associata, è lei che organizza sul territorio proprio i centri vaccinali, ma su questo è trasversale la presenza in varia intensità e modo, proprio perché ci teniamo. E tra l'altro in praticamente tutte le regioni, salvo qualche complicazione, i volontari che fanno servizio sanitario sono stati riconosciuti fra quelli che devono e sono stati in gran quota e si stanno per essere vaccinati, proprio per garantire quella filiera che dicevamo essere dell'azione del servizio sanitario nazionale, per essere tutti pronti, per essere sani e per poter cercare di gestire tutte quelle patologie, tra cui le problematiche cardiache, che come abbiamo visto non solo non sono andate in vacanza, ma hanno peggiorato i loro effetti a causa Covid. Quali vaccini? Voi vi siete vaccinati, chiaramente, com'è andata? Siete stati bene? Prima e seconda? Io, guarda, non so come non ho preso il Covid, quindi... Nonostante lei sia stata immersa... Penso ad aver respirato delle nuvole di Covid che probabilmente avevano, non so cos'è stato. Comunque mi sono vaccinata, lo considero un grande privilegio, sono stata bene, non è successo niente, giusto mi sono messa un pochino a riposo il giorno dopo perché avevo un po' le ossa e i muscoli fuori uso, ma lo ritengo veramente un privilegio e una grande... opportunità di rivincita contro questo virus che ci ha messo in ginocchio, ma cerchiamo di rialzarci con lo scudo adesso senza abbatterci, perché come dicevamo prima le conseguenze anche economiche stanno diventando pesanti, quindi rendiamoci tutti civilmente responsabili, facciamo il vaccino e proteggiamoci e riapriamo. Lo consiglierà anche ai suoi pazienti cardiopatici? A tutti lo consiglio, tantissimi mi chiedono se fanno bene o non fanno bene, hanno tantissimi dubbi e questo mi spaventa un po', quindi sarà in noi che possiamo avere una platea di persone, promuovere proprio la campagna vaccinale che va fatta, non succede niente, non dovete temere, è l'unica arma per poterci riprendere la nostra libertà. Professore, quando le chiedono un dubbio sulla vaccinazione, lei che cosa dice? Come risponde? Io intanto l'ho fatto in pubblico per dimostrare che ci credo, solo sì. Lo pugno e lo dico perché da anni che mi occupo proprio di questo segmento, i vaccini sono più sicuri di farmaci che noi prendiamo senza tanto considerare, leggendo il bugiardino, ma dico farmaci anche come
l'acido acetilsalicilico, il paracetamolo. Andiamo a leggere cosa c'è scritto e andiamo a confrontare il bugiardino dei vaccini. È vero, in qualche caso anche qualche nostro collega, io non ho avuto praticamente nulla, ho avuto un po' di febbre, un po' di fastidi, ma questo è nulla rispetto al vantaggio riguardante la protezione. Quindi è più difficile gestire il farmaco, il vaccino rispetto al farmaco. Il farmaco ci risolve il problema e ci dà soddisfazione. Il vaccino è qualcosa che dobbiamo accogliere sulla base delle indicazioni di chi ha fatto dei dati statistici che dimostrano che è efficace. Ma io dico, i vaccini, questi non sono stati fatti in fretta, sono stati realizzati velocemente grazie a un enorme sforzo a livello mondiale, a tanti volontari che si sono messi a disposizione per provarli. E quindi dobbiamo usarli. Bisognerà fare probabilmente dei richiami perché le varianti ci metteranno di fronte a questa cosa e dovremo fare con l'influenza perché questa malattia ci darà ancora fastidio, però se ci vaccineremo in tanti, allora davvero la convivenza sarà molto più civile. C'è qualcuno che non deve farla? Sostanzialmente direi praticamente nessuno oggi. Anche chi ha avuto il Covid, noi suggeriamo comunque l'esecuzione. In questa prima fase abbiamo dilazionato per loro la vaccinazione, ma direi che rimangono veramente situazioni assolutamente particolari e legate a problematiche di allergia, ma non ai pollini, a situazioni dove ci sono stati nel passato pesanti, diciamo, situazioni di shock anafilattico. Quindi vogliamo cogliere l'occasione per richiamare, ricordare una fake e quindi sconfessarla? Quella che più è assurda, lo chiedo al virologo. Ah, ma ce ne sono un sacco, i 5G, ci sono gli effetti che questi vaccini, in particolare a mRNA, possano cambiare il genoma e quindi davvero ci sono sciocchezze che sono legate a una piccola quota di persone che sono impermeabili alla discussione e hanno proprio questo, che però poi instillano il dubbio in una quota di altri, proprio perché l'approccio alla vaccinazione è sempre più difficile e delicato. Vediamolo come elemento fondamentale. Non a caso la Russia, la Cina sono stati i primi a vaccinare perché sanno qual è l'importanza strategica di una vaccinazione di massa. Certo. Aschieri? Sai, giustamente Fabrizio dicevi il bugiardino dei farmaci è qualcosa che se lo leggi spaventa, ma il bugiardino del Covid spaventa ancora di più rispetto alla vaccinazione. Quindi io farei il bugiardino del Covid, che cosa può comportare il Covid non solo in termini di gravità per la persona, ma anche in termini di per la famiglia, per tutti gli altri. Quindi il Covid ha molti più effetti collaterali del vaccino. Quindi non c'è dubbio che la vaccinazione vada fatta. Io non posso fare statistica su me stessa, ma è ovvio ed è dimostrato che questo è l'unico modo per combattere la pandemia. E quindi Fabrizio ha parlato, diciamo, con l'autorevolezza e l'autorità che gli compete, e credo che non ci siano dubbi in merito. Non ci sono neppure dubbi, ormai diciamo che siamo nel giro di chiusura, gli ultimi minuti di questa chiacchierata, ma penso utile perché di informazioni ne avete date tante e dal vostro osservatorio qualificato sicuramente c'è stata attenzione da chi sta seguendo questa diretta e proprio per non rincorrere le tante voci e spesso appunto i canali che non sono ufficiali, che non ricorrono a persone che sono sul campo, che hanno le qualifiche giuste, spesso ci si affida a dei canali di informazione che diciamo sono leggeri per peso. Vi chiedo, secondo voi, che cosa dovrà avere nel DNA il futuro, anzi il presente futuro, il sistema del soccorso? Che cos'è che è imprescindibile? Cos'è che dovrà avere? Adesso abbiamo visto che deve essere duttile, che deve saper modulare l'organizzazione, l'abbiamo visto nei pronti soccorsi, negli ospedali che hanno dovuto cambiare tutto per creare dei percorsi Covid, non Covid, considerando il mondo del volontariato. Deve avere numericamente tante persone che aderiscono al volontariato perché abbiamo veramente bisogno di tanta energia, di tante mani nuove. Alla fine il volontariato si basa proprio sulla persona, quindi credo che, come diceva Fabrizio, la gente si è spaventata a diventare volontario, ma in realtà
Credo che sia stato proprio il valore aggiunto di questa pandemia a dare al volontario il senso di, tra virgolette, permettimi, di potere che puoi avere nei confronti di una malattia che ci ha messo in ginocchio. Quindi il volontario ha fatto l'impossibile, no? Le sirene non ce le dimenticheremo mai. Le sirene quanto viaggiavano, e su quelle sirene la maggior parte dei casi c'erano dei volontari. Quindi che sia un appello, credo, per far aderire ad ANPAS il più grande numero di persone possibili. Tanto ANPAS sono dei volontari di fatto di Progetto Vita, quindi mi tiro anche l'acqua al mio mulino nello stesso tempo in cui faccio l'appello per ANPAS. È veramente... Professore. Volontari che sono preparati, volontari che si proteggono attraverso ormai la disponibilità di protocolli, di dispositivi di protezione individuale, e però grazie a questo soprattutto io credo la grande voglia di stare insieme anche di vivere, perché non c'è solo servizio, c'è anche l'occasione di litigare, di discutere, di vivere insieme, ed è questa un'esperienza di vita che per me è stata determinante e quindi la suggerisco a tutti come elemento di crescita personale. Avete ancora tanta energia, vi sentite ancora forti? Tante riserve ne avete ancora? Altro che siamo delle pile dure. Anche i vostri colleghi? Ma noi siamo, diciamo, il generatore. Fabrizio è un generatore d'energia, io a mio modo, anch'io. Quindi finché i presidenti tengono duro, crediamo di riuscire a trasmettere a tutto il mondo del volontariato che ci circonda tanta energia. Che informazione sperate possa esserci adesso, domani? Nei titoli, quali sono le informazioni che vorreste sentire domani? Vaccini per tutti è la prima cosa, è l'augurio con quale chiudiamo questo collegamento? Operatività della campagna vaccinale, disponibilità di anticorpi monoclonali e un'organizzazione del territorio dell'emergenza sempre più efficiente in una filiera di continuità e di velocità di soccorso. Grazie al professore. Daniela Schieri? Anziché dire ancora 300 morti, dire 300 morti in meno o 2 morti in meno rispetto a ieri. Quindi giriamo un pochino le notizie in positivo, date un segnale di speranza, perché c'è la speranza, stiamo uscendo, e quindi date delle notizie positive, non può essere l'informazione solo in negativo. Grazie mille, io ringrazio anche personalmente il capo ufficio stampa Andrea Cardoni per i ragguagli e l'invito che mi avete fatto come ANPAS. Grazie, al prossimo vostro incontro. Grazie. Quindi continuate ad aggiornarvi anche tramite il sito ANPAS. Buona serata a tutti e grazie agli ospiti.